La prima cosa è individuare sicuramente l'acquirente che ha posto in vendita l'opera, dopo sempre aver fatto valutare comunque l'opera da una persona esperta, da chi realmente conosce quel tipo di artista. Nel caso di Guido Reni, di questa falsa attribuzione, di questa opera alle mie spalle, ovviamente abbiamo fatto riferimento a uno storico dell'arte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali che ci ha individuato che l'opera non poteva essere di Guido Reni, né probabilmente neanche della sua bottega, quindi del suo entourage. Di lì ovviamente le attività sono proseguite perché un'opera non può essere giudicata solamente da un punto di vista fotografico, ma deve essere decisamente vista dal vivo. Quindi è stato operato un sequestro e acquisite tutte quelle che sono le fonti di prova. Attualmente il tutto è al vaglio dell'autorità giudiziaria. I gigli, sì. I gigli d'acqua. Internet non fa altro che proporre, perlomeno quando parliamo di aste, un'altra piattaforma per le contrattazioni economiche tra privati. Quindi sicuramente anche su internet possono essere individuate, sequestrate o anche acquistate purtroppo delle opere false. Non da ultimo abbiamo sequestrato oltre 500 opere d'arte false poste in vendita su internet, su piattaforme specializzate, per un valore superiore ai 7 milioni di euro. Collaboriamo con loro dando delle valutazioni sulle opere d'arte che loro sospettano siano false. È un lavoro molto complesso, soprattutto nel campo dell'arte contemporanea, perché ormai il mondo dei falsi è come una grande impresa, c'è cioè un'attività di marketing sulle opere, si studia il mercato, c'è cioè un'attività di indagine sui criteri che usano gli storici dell'arte per valutarle, quindi il falsario ha già previsto quali saranno i giudizi. Prego, io sempre buono la prima. Almeno quello riconoscete, no? Prendendo soldi per l'acquisto e restituendo e riacquistando il quadro, riottenendo il quadro, dando in cambio assegni fa, assegni a poco. Nel periodo della metafisica, un'opera molto interessante, un bronzo realizzato abbastanza bene, ovviamente falso. C'è bisogno di, per esempio, alcune volte andiamo. Praticamente il nostro lavoro è questo, noi. Per esempio, questo è. Avete già controllato queste Sì, questo è già stato controllato. La banca dati è uno strumento che noi usiamo ormai da parecchi anni, da tanti, ormai è una banca dati molto evoluta che ci consente di svolgere determinati accertamenti. In primo, ovviamente, la possibilità di controllare se un oggetto è stato inserito e quindi se è un oggetto da ricercare o meno. Piuttosto conciso. In questo caso dobbiamo vedere questo dipinto che raffigura dell'operabilità, insomma un po' meno perché c'erano ovviamente in quel momento 2006, mi pare, la nostra missione. Ci siamo alternati.